Nome? Ivo. Marco. Cognome? Sossi. Sossi. Sei il papà di? Marco. Sei il figlio di? Ivo. Attività sportiva? Arbitro. Calciatore. Quanti anni avevi quando hai iniziato? 18. 6. Ora ne hai? 63. 34. Perché hai iniziato a fare l'arbitro? Perché portato da un amico che mi ha convinto a intraprendere questa attività sportiva. Perché hai iniziato a giocare a calcio? Ma perché tutti i miei amici facevano quello, quindi sono andato con loro. Hai mai provato a giocare a calcio? Sì, ma con scarsissimi risultati. E hai mai provato ad arbitrare? No, evito. Non è andata bene? Non è andata bene? L'arbitraggio. L'arbitraggio, sì, è andato calcio. Bene. È andato bene il calcio? Il calcio no. È andato bene l'arbitraggio? No. È più divertente giocare o arbitrare? Ma penso giocare, però io mi sono tolto delle soddisfazioni anche arbitrando. È più bello giocare o arbitrare? Ma credo che siano due cose diverse. Io preferisco giocare, però penso che arbitrare dia delle soddisfazioni di un certo tipo. Alcune domande all'arbitro. Qual è la soddisfazione più grande che hai avuto nella tua carriera? Ma essere andato a Palermo a fare i guardialini in Palermo Barletta. È andata bene? Benissimo. Hai mai perso fischietto o bandierina mentre arbitravi o facevi il guardaline? Beh, la bandierina a volte è capitato che magari vai su troppo forte e si sfila il drappo, il fischietto è caduto. È capitato che cadesse i cartellini pure, sono cose che possono capitare. E in campo ti sei mai infortunato mentre arbitravi? No. Ma l'arbitro cucca come cucca un calciatore? Ma, oddio, penso di più il calciatore. Ci racconti un aneddoto in generale della tua carriera arbitrale? Ma aneddoti particolari non me ne ricordo. Mi ricordo una partita a Licata che l'allenatore era Zeman allora e che noi avevamo la macchina a noleggio, dovevamo prendere l'aereo, era una tenda di Forlì, io, Bettini e la Penta, e escogitammo il fazzoletto fuori dal finestrino e tutto clacson per poter arrivare all'aeroporto. Alcune domande al calciatore, qual è la soddisfazione più grande che ti sei tolto fino adesso? È tuttora quella che vivo, di essere il capitano della squadra della mia città. L'errore più grande che hai fatto oppure la partita che vorresti rigiocare? Rimini Forlì, playoff di 2 anni fa. Cosa è successo? Abbiamo perso e io ero in tribuna. L'arbitro cucca come un calciatore? Ma dipende, soggettivo. Ci racconti un aneddoto della tua carriera? Ma gli aneddoti ce ne sono tanti, io... penso che uno molto bello sia quello di ieri, dove prima di andare a giocare mio figlio mi aveva disegnato un portafortuna e io ho tenuto nel parastinco e sono riuscito a salvare una palla sulla linea a 10 minuti dalla fine, quindi credo sia un bel aneddoto. Parliamo di AIA Forlì e finale Emilia contro il Forlì Calcio, si gioca per? Per pro terremoto. Si gioca per? Per efficienza. Ivo, in campo sarai schierato titolare? No, io sono allenatore purtroppo. Marco, in campo sarai titolare? Ma non lo so, dipende da Bardi. Come finisce la gara? Ma penso che perderemo. Come finisce la gara? Io spero con tanti ammoniti. Allora, facciamo un appello alla città, perché dovrebbero venire a vedere questa partita? Beh, prima di tutto per dare una mano a finale Emilia ai terremotati. Secondo, penso che sia un avvenimento divertente, una cosa nuova che qui a Forlì non mi ricordo di aver mai fatto. Ma a parte il discorso della beneficenza, credo che comunque sia una giornata di festa e quindi l'invito è comunque alla città di far presente il più possibile. Facciamo un saluto anche agli arbitri della sezione di Forlì Finale Emilia. Beh, io li saluto sia Forlì che Finale Emilia. Finale Emilia ho poche conoscenze, ma spero che vengano giù numerosi per questo avvenimento. Speriamo di divertirci, che sia una bella serata. E facciamo anche un saluto ai giocatori e tifosi del Forlì Calcio. Saluto, grazie di tutto e a correte intanto giovedì sera.